Ciao a tutti, ragazzi, come state? Abitato il mio canale. Allora, si conclude qui questo nostro strepitoso e bellissimo campionato. È arrivata, ok, una sconfitta. Non mi va di dilungarmi tanto sulla sconfitta perché, come sapete, non è cambiato niente. E non è cambiato niente neanche per loro, neanche per la Samp. Comunque faccio i complimenti a Pillo, perché credo che il Palermo abbia vinto. Guardo insieme a voi appena riesco magari a trovarlo. Sì, ha vinto, ma prima vi chiedo like, condivisione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, è fondamentale, e non mi ricordo più. Allora, faccio innanzitutto i complimenti al Como per la Serie A diretta raggiunta. Credo che se la siano meritato, vuoi non vuoi. Il Venezia ha avuto l'opportunità stasera, poteva vincere, non ce l'ha fatta, è andata a vantaggio, ma ho visto che anche lo Spezia merita nettamente questa vittoria. E Spezia di conseguenza si è già salvato. Allora, signori, voglio parlare un attimo di noi. Farò un video a parte in cui farò comunque i complimenti dal mister, allo stadio, ai tifosi, alla squadra, allo staff. A chi più ne metta, perché è giusto così, al di là dei playoff. E analizzo questa partita, come sapete, io faccio sempre così. Il primo tempo, vi devo dire che il Catanzaro mi era anche piaciuto, e secondo me, poca roba, mi posso permettermi di dire, da parte dei nostri amici della Samp, li saluto, ovviamente siamo gemellati con loro. Però, insomma, nel secondo tempo siamo entrati un po' blandi. Gli ultimi due gol subiti, che ne so, Pompetti che perde palla così e quell'altro era Gemello Brighetti, non mi ricordo ora. Insomma, due gol presi un po' tanto per, non eravamo certo noi. Il Miranda che giochicchia tanto col possesso palla, senza mai dare la palla e rischiando appunto di prendere gol, insomma. L'abbiamo un po' regalata, devo essere onesto. Infatti, speravo, cioè, sinceramente, non avrei mai comunque rischiato né Gemmello dal primo minuto e nessuna. Sinceramente, è una cosa che non ho capito da parte del mister. Avrei preferito, insomma, andare come andava, non rischiarci per i playoff, che sono una cosa più fondamentale. E invece l'ha messo uguale, vabbè, è andata come andata. Questo è quanto. Noti dolenti però ci sono, ragazzi. Ci sono perché le seconde e terze scelte sotto l'aspetto del gioco ci sono. È come un diamante grezzo che va limato. Chi è chi lo lima sono solitamente appunto Gemmello, Van de Putte, Antonini, Ambrosino, Petriccione. Invece stasera questo Catanzaro è un po' un diamante grezzo. Però ragazzi, Stoppa e Donnarumma veramente male, non lo so, mi preoccupa un po' questo discorso dei playoff. Può darsi che sia stata un'occasione persa a questo punto. Le partite vanno giocate ovviamente. Credo che affronteremo il Brescia, sì che anch'esso contro il Bari oggi l'ha un po', insomma, era per far salvare il Bari. L'Ascoli dovrebbe essere retrocesso, spero di sì, dovrebbe essere retrocesso direttamente. Godo, così il presidente impara a farsi gli affari suoi e non parlare delle altre squadre, quindi posso anche godere per l'anticalcio che hanno proposto tutto l'anno. Noi invece abbiamo proposto il miglior calcio più spettacolare di tutto il campionato e su questo non c'è ombra di dubbio. La Cremonese, si è svegliata tardi. Ok, che è una vittoria che oggi non contava niente, ma si è svegliata effettivamente tardi. Arriva un 3-0 ininfluente. Venezia si è messo KO da solo, perché comunque fino al 50esimo, 57esimo era in Serie A diretta, visto che comunque il Como non era più riuscito neanche a vincere, nel senso, ha pareggiato con il Cosenza. Voglio fare dei complimenti a Gennaro Tutino, ragazzi. Vuoi non vuoi, bisogna fargli i complimenti. È stato un grande attaccante. Guardo le statistiche insieme a voi. E ha 20 gol. Il nostro Gemmello ha 15, ma ripeto, Brunore 17, Casiraghi 16, Coda 16. Ma voglio fare i complimenti a Gennaro Tutino, è stato veramente fondamentale per loro.
li ha aiutati tanto, se no il Cosenza era già bello che è retrocesso, questo ve lo dico chiaro e tondo. Migliore attaccante tra A e B in nazionale italiana, quindi insomma fa pensare quello che c'è in Serie A, quindi è un po' preoccupante. Detto ciò, cos'altro c'è da dire? Le altre partite, l'Lecco Modena era quasi ininfluente, l'Ascoli, ripeto, ha vinto, ma credo sia retrocesso lo stesso. Ha rischiato molto la Ternana, perché ho visto che la Ferrari attaccava tanto. La Ternana poteva veramente rischiare di pareggiare e di retrocedere direttamente. Sutro l'ha perso in casa col Palermo, che comunque con questa vittoria gli permette di giocare in casa contro la Samp. Quindi lo scontro diretto sarà Palermo-Sampdoria e credo Catanzaro-Brescia. Sul discorso casalingo, scrivetemi voi se mi sbaglio qualcosa. Da queste due dovremmo andare poi contro la terza barra quarta della situazione. Ma qui dovrei un attimo leggere per bene gli incroci, gli intrecci che ci sono. Quindi confermato il Venezia terzo posto e quarto posto per la Cremonese. Per il resto, ragazzi, non c'è altro. Lo Spezia si salva direttamente. Niente, non c'è nient'altro da dire. Ho visto il Como, grande festa allo stadio. Giustamente con anche qualche VIP, comunque TT Henry so che c'è di mezzo comunque con la società, i vari Fabregas che dovrebbe comunque ottenere ancora il patentino da allenatore, ma ancora non riesce ad averlo, insomma. Como che è la società più ricca d'Italia sotto l'aspetto sportivo, quindi in parte sono contento perché ok che hanno tanti soldi, però vuol dire comunque una maniera di gestirli e quant'altro ed essere sempre positivo. Quindi faccio i complimenti a loro, dopo 21 anni tornano in Serie A. Per il resto, ragazzi, torniamo a noi. Ripeto, nulla toglie a noi, grandissimo, spettacolare campionato. Noi dovevamo stare a centro classifica, appena promossi, appena salvi. Invece ci troviamo al quinto posto ad avere una possibilità. Io spero veramente che il mister trovi qualche soluzione in attacco. Mi sarei aspettato più un Donnarumma, l'avrei cercato, l'avrei voluto, l'avrei lasciato anche 90 minuti, ma penso che il mister abbia dovuto provare anche Brignola per qualche altra soluzione tattica e non lo so. Ripeto, rimango un po' rimareggiato perché avrei voluto un Ambrosino che ci faceva veramente comodo. Io spero che Umbiasci e Mello possano da soli trovare la soluzione adatta. Per questi playoff, per questi playoff. Scusatemi. Brescia comunque è tosta. Tra andata e ritorno abbiamo fatto solo un punto, non abbiamo mai vinto. 1-1 in casa loro e poi quel famoso 3-2 da parte loro in casa nostra. Con noi che avevamo fatto il migliore primo tempo che io abbia mai visto in vita mia da parte di una squadra. L'avevamo proposto noi, eravamo in vantaggio e poi c'è stata una debacle. Come quasi succede spesso nel secondo tempo, ci addormentiamo un po' e lì abbiamo perso la partita. Maran è un grande allenatore, saprà sicuramente il fatto suo. Dalla nostra abbiamo il grande mister Vivarini. Speriamo veramente di quantomeno passare il turno e poi partita per partita, un passetto alla volta, un passetto alla volta. Cos'altro da aggiungere, ragazzi? Direi niente. Quando ho visto però il Como con tutto che festeggiava la Serie A mi è venuta un po' la pelle d'oca, sarò onesto con voi, volevo essere io al loro posto, niente, speriamo che possa succedere, nulla, non ho altro da dire, è stata comunque una bella Serie B, un bel campionato combattuto, qualche errore arbitrale un po' storto, ma per il resto. Ho seguito comunque anche la Serie A perché ho seguito tutto, Champions, Europa League, Serie A, ha fatto molto spettacolo questa Serie B, sinceramente. La Serie A, insomma, ha un po' arrancato, ovviamente la Champions League fa da sé il nome. Voglio fare un caro saluto anche agli amici Viola che sono in finale, dovranno andare a giocarsela ad Atene contro l'Olympiakos, quindi paradossalmente in casa loro, una grande Atalanta che mi sbaraglia 3-0 in Marsiglia, Atalanta per la prima volta in una finale europea,
quello che stanno facendo, quello che stanno creando, Gasperini, la squadra, società e staff si meritano veramente questa vittoria con un Bayer Leverkusen che, complimenti a Xabi Alonso, ha offerto un calcio spettacolare, 49 risultati utili consecutivi, non ha mai perso, non ha mai perso, ha già ottenuto lo scudetto, se non sbaglio, anche la Coppa di Germania, correggetemi se sbaglio, può fare una sorta di mini triplete perché non può ovviamente vincere la Champions, ma sinceramente arrivare anche a 50 vittorie, non so se deve giocare ancora in campionato, però farebbe comodo anche loro, però veramente spero nell'Atalanta, spero nella Viola. Ragazzi, il video finisce qua, è stato comunque un bel percorso, giudicate voi quello che è stato, mancano ancora ora i playoff, ci meritiamo anche noi forse un po' di riposo, io continuerò a fare video magari sul calciomercato, non vedo l'ora da una parte, e niente, ripeto, comunque vada sono felicissimo alle stelle, niente di più, niente di meno. Siamo lì, balliamo, come ha detto il mister, balliamo, ce la giochiamo, facciamo un po' di danza e come viene, viene. E complimenti ancora, ragazzi. Forza Aquila e forza Catanzaro, ragazzi. Ci vediamo poi domani, non so se per le pagelle o per qualcos'altro. Pagelle un po' così, tanto per like. Condivisione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, è fondamentale, mi fareste un grande piacere. Vorrei arrivare per questa comunque estate ai 550 iscritti, piano piano avrei poi degli obiettivi, arrivare piano piano ai 1000, sarebbe un bel regalo per me. Niente, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, ciao 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 ciao.